Ciao a tutti, sono qui per parlarvi delle mie ultime letture. Ci tengo molto a parlarvi di questi libri, questi quattro libri, due di cui molto molto belli. Parto subito con uno dei miei preferiti che ho letto quest'estate, è stato Gli Invisibili di Pashtim Statovsi, un autore nato in Kosovo negli anni 90, molto giovane, che ha scritto Le Transizioni. Le Transizioni l'ho letto, ma non mi ha particolarmente stupita, non mi ha particolarmente presa come questo. Io ve lo consiglio di cuore questo romanzo. È bellissimo, una storia scritta in maniera cruda, forte, anche intima, una storia anche commovente, toccante. Mi ha trasmesso molto con questo romanzo. I protagonisti sono due uomini, uno si chiama Arisma Albanese e Milos Serbo. Questi due uomini si incontrano in un bar, a un tavolino di un bar, e da lì scatta subito la passione e l'amore. Ci sono degli ostacoli però nel loro, diciamo, amore, perché la loro cultura rifiuta le relazioni tra uomini. E poi Arisma è un uomo sposato e per volere appunto dei genitori con una donna. Questa donna subisce da parte di Arism tantissima violenza, è scritto in maniera abbastanza forte, cruda, i dettagli, i minimi dettagli, le violenze che subisce, ma ho provato tanta rabbia, tanto odio verso questo ragazzo, questo uomo, ma anche un po' di compassione, non lo so, tra l'altro però anche compassione, se picchi la moglie io non provo compassione. Però nel contesto, non lo so, non è giustificabile la violenza in qualunque. Non ci sono motivi al mondo per cui la violenza va fatta, attenzione, non dico questo. Però nel complesso della storia mi ha fatto un po' pena, non lo so, forse perché l'ho sentito in gabbia, che si è dovuto sposare per forza con questa donna, non lo so. Però ecco, donna incinta, tra l'altro, avevano anche figli, più di uno, poi tra l'altro incinta e la maltrattava proprio. Però poi c'è un risvolto, insomma, non vi voglio dire nei dettagli perché è una storia da scoprire mentre si legge, quindi poi scoprirete man mano che leggete. E da sfondo a questo romanzo c'è la guerra tra albanesi e serbi, che sconvolgerà le vite di questi uomini, di questi protagonisti. Arism poi partirà con la famiglia verso un altro paese, si trasferirà e Milos si arruolerà poi come medico per aiutare le persone reduci da questa guerra. Delle frasi che mi hanno colpito molto sono state: come è possibile sopravvivere quando non puoi essere quello che sei? Quando bisogna nascondersi dal mondo? Ecco, sono frasi che fanno domande che fanno riflettere, perché ancora oggi si vivono queste situazioni, purtroppo, e l'autore, secondo me, è stato bravissimo a raccontare questa storia con una scrittura potente, molto potente, che veramente incanta. Veramente, mi ha colpita tanto, veramente. Quando l'ho finito ho detto, ecco, un bellissimo romanzo, questo sì che mi è piaciuto, fatto di rabbia e di tenerezza, di tanti sentimenti contrastanti, però vivo, proprio ti fa immedesimare appieno nella storia questo autore, tanto di cappello, ve lo consiglio. Poi ho letto un'altra lettura che ho fatto, è stata non un saggio, diciamo più un memoir, come lo definisce l'autore, L'arte di correre di Murakami Haruki. Se volete conoscere questo più a fondo questo autore, vi consiglio di leggerlo, perché qui scoprirete che oltre la scrittura come passione, come lavoro che ha quest'autore, ha anche una grandissima altra passione che è la corsa. Qui ci racconta il suo rapporto con la corsa, quello che lui prova mentre corre, il suo amore per la solitudine, solitudine che ritrova sia nella scrittura che nella corsa. Scrittura per lui un patrimonio prezioso e la corsa è una terapia, una sorta di meditazione, perché lui mentre corre non pensa a niente.
Si scarica le delusioni che lui prova, le scarica nella corsa facendo chilometri e chilometri. Lui ha corso tanto, ha fatto tante maratone a New York, a Honolulu, ha corso tantissimo, le ritroverete, poi c'è scritto tutto. Comunque a me quello che mi ha colpito di questo memoir è stato proprio le riflessioni che, in tutta sincerità, che Murakami Haruki ha fatto riguardo la corsa, ma anche la scrittura. Mi ha colpito molto quanto per lui è preziosa la solitudine, quanto è importante, quanto lui non possa farne a meno di questa solitudine. Io mi ritrovo abbastanza anche io, non posso rinunciare alla mia solitudine nei miei momenti e per lui non è assolutamente noiosa, un'ora non è noioso stare lì un'ora a scrivere, ma per lui è un modo per reinventarsi. Per inventarsi mille modi per passare il tempo e la corsa lo ha portato poi a conoscere tantissime persone, di bello c'è anche questo comunque, che lo hanno aiutato, lo hanno incoraggiato, insomma, felice di questo. E mi sento di consigliarvelo, ecco, se volete leggere e conoscere più a fondo Murakami. Poi un altro bellissimo romanzo che mi ha omaggiato la casa editrice Garzanti, l'esordio di questa autrice, Roberta, si chiama Roberta Schira, ha scritto Fiori hanno sempre ragione. E questo libro è capitato a fagiolo in un momento della mia vita, nella quale triste, nella quale avevo bisogno proprio di leggere un romanzo del genere. Mi ha chiamato, è stata una coccola, un romanzo coccola, un romanzo speranza, una sorta di rinascita, anche perché mentre lo leggi questo romanzo ti fa stare assolutamente solo che bene. E uno degli elementi centrali di questo romanzo sono le ricette speciali. È stata molto, molto originale. Roberta Schira a raccontarci il romanzo e a inserire queste ricette speciali per l'amore, per la speranza, per la rinascita. Ci sono ricette per il perdono, per l'attesa, tantissimi ambiti approfondito. Sono queste le parti che mi sono piaciute di più, queste lettere così belle, così profonde, che sono scritte poi tutte in corsivo, le distinguete, comunque veramente da rileggere e rileggere. E ha scelto di inserire queste ricette proprio per aiutare le persone a guardarsi dentro, per superare i momenti di difficoltà, a guardarsi dentro nei momenti di cambiamento, nei momenti di difficoltà, appunto. E la storia è stata ambientata in un contesto, ambientato una storia, questa storia in un mondo che lei conosce bene da 30 anni, che è quello della ristorazione, perché Roberta Schira è anche una critica gastronomica. E per lei cucinare è un mezzo, non è un fine. È bellissima questa cosa. Per lei è un linguaggio universale cucinare. Lo fa proprio per far star bene gli altri, oltre che se stessa, per consolare un'amicizia, per dimostrare quanto tenga alle altre persone per le quali cucina. Bellissimo. Io non amo tantissimissimo cucinare, però. È sempre un gesto bellissimo da fare per chi ami, anche per te stessa, a volte è rilassante. Ecco, poi essere bravi o non bravi lì è un'altra storia. E questo romanzo parla di Eleonora, una ragazza che è la protagonista, che troverà nelle ricette di sua nonna Ernesta, che è venuta a mancare, l'ultimo ricordo. E queste appunto lettere toccanti parlano di speranza, di rinascita, di amore, eccetera. È come se la nonna, anche se è morta, ma è sempre vicina a lei, anche se è nell'aldilà, continua a esserle vicino con queste lettere che l'aiutano proprio a superare dei cambiamenti, delle difficoltà di Eleonora. La nonna poi le ha trasmesso la passione per la cucina a Eleonora e per lei è proprio un atto di guarigione. Poi
E questo è, vediamo che cosa ha puntato. È una storia appunto toccante che non ci fa perdere la speranza e la serenità e la voglia di sorridere nonostante tutto, la forza di rinascere, appunto. Io ve lo straconsiglio, un bel romanzo. E poi cambiando genere, e poi un altro genere, un thriller, La cena di Herman Koch, molto rinomato. Mi è piaciuto, sì, però non lo so. Boh, il romanzo si svolge tutto tutto nel contesto in un ristorante, a un tavolo di un ristorante durante questa cena. Due coppie si ritrovano per uno scopo preciso, per parlare di quello che è successo ai loro figli praticamente, ma non hanno il coraggio di affrontare l'argomento durante questa cena. E cosa sarà successo? Michael e Rick hanno picchiato e ucciso una barbona durante dove, come, un po' sconvolgente il tutto. Dovevano andare a prelevare soldi a un bancomat e lì per terra, poverina, c'era una barbona in un sacco a pelo, a loro dava fastidio. Insomma, ho provato tanta rabbia io per questi ragazzi, logicamente, e è veramente tutto così assurdo, surreale, cioè, poi succedono davvero. Purtroppo queste cose si sentono anche oggi, questi avvenimenti. È tutto così malvagio, tutto così crudele. Insomma, prendono a calci questa barbona, la fanno fuori praticamente. Il succo è questo. E la cosa ancora più brutta, questo è bruttissimo, ma ancora più brutto è il fatto che questi genitori proteggano a tutti i costi i loro figli per pararsi loro, diciamo. Perché? Perché uno vuole salvare la propria carriera politica, alla madre di un altro non interessa minimamente quello che è successo a questi figli, a questo figlio. Cioè, è veramente tutto molto sconvolgente, cioè, assurdo però. Più assurdo questo dei genitori, questo fatto qua proprio, è comunque un thriller psicologico molto disturbante, conturbante, indubbiamente da leggere. È una storia forte, comunque provocatoria. Alcune parti un po' noiosette, si svolge tutto intorno a questo tavolo, le loro discussioni, poi si argomentano anche tante altre cose, fa riflettere anche su altri argomenti. Questo. Poi i capitoli vanno dall'aperitivo, aperitivo, antipasto, fino al dessert e poi la mancia. È suddiviso così. E chi racconta la voce è il marito di Claire, il padre di Michael. È lui che racconta la storia. Comunque da leggere indubbiamente. Però ve l'ho detto, ho provato brutte sensazioni per questa storia, poi un pochino noiosetto in alcune parti. Beh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Queste sono state le mie ultime letture. Adesso ho in lettura altri libri e tanti ne avrò. Voglio girarvi anche un altro video perché ho messo da parte tantissimi libri nuovi, sia che mi hanno mandato le case editrici, sia acquistati da me, sia in libreria che nei giretti a mercatini. Quindi un bel succoso book haul arriverà. Non so se caricherò prima quello o prima questo, penso prima questo. E nulla, concludo qua il video. Io vi ringrazio per la compagnia, spero che questo video vi sia stato utile, che possa per voi essere uno spunto di consigli, anche per scambiarci opinioni qui sotto nei commenti. Vi invito ad iscrivervi al canale. Arriviamo a 1000 e grazie, al prossimo video. Un bacione, ciao!